Grazie. Na via. Ti ritrovi? Sì, no, li ringrazio tutti. Da quelli col cachet alto come Pappaleo a quelli col cachet basso come questa ragazza di cui mi vanto di essere lo scopritore. Talent scout. Il talent scout, sì. Perché la storia è che c'è quest'araba, no? Sono intelligenti, capisci? C'è questa che vuole mettere una bomba sotto la Madonnina, io faccio il custode della Madonnina, quindi si serve di me. Il problema nel casting è stato trovare una credibile, siccome la storia insomma è un po'... Ci voleva qualcuna che edulcorasse questo personaggio, madonna, edulcorasse non l'avevo mai detto in vita mia. Cioè, edulcore, ci ho messo pure il congiuntivo, dicevo, edulcorasse questo aspetto. E il problema in Italia era che noi, secondo me, le italianizziamo troppo le persone. Quindi venivano queste con i tratti arabi che però parlavano, oh, dove sei va il provino, tutte così. E siamo andati in Francia e tra 10 ragazze che si sono presentate mi ha colpito. Ce n'era una che era quella che poi costava di più. E una che stava facendo il film con Leonardo DiCaprio, bellissima, una cosa bravissima. Abbiamo fatto il provino e ho visto che io sparivo proprio dall'inquadratura. Allora sportivamente l'ho cacciata. Il film è mio. E ho preso, abbiamo preso Nabia, che poi è stata bravissima, è venuta, ha imparato sul set l'italiano e ha fatto una bella interpretazione. Senti, Marescotti, che ricordiamo era l'attore che in Caldo nelle Nubi faceva il padre leghista, no? Sì. Con Alberto da Giussano come soprammobile. Qui dice una cosa molto interessante, cioè ricorda come tu nei tuoi film, tutto sommato, sei un comico sì, ma tratti temi... importanti, no? Trattiamo io e trattate. Gennaro quando decidiamo di scrivere una storia. L'amore interrazziale, il razzismo, il terrorismo. Secondo me se tu vuoi essere leggero devi servirti di argomenti pesanti. Se uno fa il leggero su una cosa che è già leggera, che un incontro di leggerezze darebbe il nulla, darebbe il vuoto. E quindi a noi piace rischiare. Abbiamo preso questo tema qui ed è venuta fuori una commedia che non ha nulla di pesante, un film comico, però servendoci di un argomento, trattando un argomento pesante. E poi su questi temi, tra virgolette, pesanti, che innervano il film, tu costruisci anche delle canzoni, così era, no? In Cado dalle Nubi. Sì, così. Qui così ho fatto anche il cantante, però ho fatto questa canzone che poi avete utilizzato già come colonna, quindi io non la faccio qui. No, dai, la farò. No, dai, va bene. Allora, la facciamo. Che cos'è? Si chiama L'amore non ha religione ed è un po' la sinossi. Spiega cos'è la sinossi ai ragazzi. Lo sanno. Del film. E vi faccio solo la prima strofa e il primo ritornello gratis. Non l'ho mai suonata in unplug, che vuol dire piano e voce, solamente. E quindi non me la ricordo. È un pezzo dance, quindi è difficile da interpretare, però il grande jazzista... Nessun confine, nessuna nazione, mi ameri.
Senti, che altro diciamo di Che bella giornata? Che è un film leggero, comico, che ci potete andare con la famiglia, che vi divertirete, si ride. Girato a Milano? Si riflette? No, non si riflette, perché non mi piace far riflettere, cioè, già i sei cazzi devono pure a riflettere. Si ride, si passa un'ora e mezza in compagnia, magari così sono di più, pagano di più. In serenità, voglio dire, e ci si diverte, ed è questo il per adesso quello cui ambisco, far passare un'oretta e mezza a divertirsi. È girato a Milano? Abbiamo girato a Milano e poi siamo andati tra i trulli di Alberobello ed è stata la parte più, secondo me, la parte più bella del film ed è la parte in cui ci siamo anche divertiti, perché là si finiva alle tre, si andava al mare, c'erano questi della troupe e un entusiasmo incredibile che invece, ahimè, non c'era in questa bellissima città che è Milano, chissà perché. Siamo ai saluti. Già. No, dai, stiamo. Vabbè, salutiamo. Chi saluta? Salutiamo. No, qualcuno ti vuole salutare. Vabbè. Poi vediamo cosa fare. Vediamo i saluti. Allora, fammi pensare, vado. Aspetta, torno subito. Checco. Che? Ciao. Ti auguro un gran bene. Non sa manco se sono viva o morta. E chi lo vede? Luca, ti auguro di sposarti. Capito, Luca? Amore mio, che dire? Mi raccomando. Sotto sotto. Ti auguro di... essere più sereno. Di conservare questa spontaneità. Cambia squadra di calcio. Ah, a me piace molto. Lui pensa che sia un po' come Benigni. Cioè, gli sta sul cazzo. Ma io non so perché... Ti ricordi ad Alberobello quando... ho pagato io tutto quel vino che comprammo per andare a cena poi a casa di Gennaro? Che miseria, te mi fa morire. Sarebbero quei 25 euro. Ti faccio auguri di buon anno. Siamo una squadra di fortissimi. Impara un po' la dizione da me. Ma che cosa? Che fa fatto che? Con il del meridionale, quello fa finta di essere napoletano e di Ferrari. Io napoletano sono io, napoletano! Bon de bonen, pusto cut muro la cavalla in te capelli. Non so cosa voglio dire, traduci te che sei un esperto. E non potim perde e fa figuri in merde. Vai avanti così. Assoluto. Ciao. Io sto qua, capito? Ti aspetto. Deciditi tu, vedi tu quello che puoi fare. Non ti sforza troppo, mi raccomando. Fantastico. Ma balla a trovare. No, vado a trovare. Ma io mi sono... Io mi sentirei in colpo, una merdaccia, c'ho la vigilia, vado a trovare, vado, 24 ma sto. Perché non vai? Vado, ho detto che vado. Zia Lina. No, voi vecchi, bisogna rispettarvi. Checco, Checco. Grazie a tutti, mi avete fatto stare bene, sentire a mio agio. Ero terrorizzato. Davvero? Terrorizzato. Perché? Non lo so, mi incuti il timore, però sei simpaticissimo. Sì. Allora. Promuovili a tutti a questo. Arrivederci.